Buonasera a tutti, diamo inizio alla seduta del Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in vista e virtù della seduta deserta della prima convocazione si celebrerà oggi in seconda convocazione, oggi 28 luglio 2022. Come diritto quindi procediamo con l'inno nazionale. Buonasera a tutti, illustrissimo signor Sindaco, assessori, consiglieri, stampa e pubblico presente. In primo luogo voglio dare il benvenuto e un caloroso benvenuto al segretario generale, dottor, a nome dell'intera amministrazione comunale e dell'intera città, al dottor Gianluigi Caso, con l'augurio che possa essere l'inizio di un percorso proficuo, lungo e duraturo. Quindi un in bocca al lupo al dottore per l'inizio di questa nuova attività amministrativa presso il nostro comune. Procediamo quindi con i lavori consiliari come da... Prego consigliere. Quindi procediamo con l'appello, segretario. Presente. Battista, presente. Coccia, presente. Scirocco, presente. Colucci Pasquale, presente. Codi Renzi, presente. Travaglio, presente. Conte, presente. De Maio, presente. Prezzuso, presente. Gian Antuoni, De Sabato, Ventrella, Zoppicante, Colucci Davide Francesco Giuseppe, presente. Dell'Aquila, presente. Abate, presente. Matera, La Vecchia, presente. Checchia, presente. Aquilano, presente. Niro, presente. Di Battista, Russo. Volevo comunicare che sono stato informato dell'assenza di Travaglio per motivi personali, De Sabato per motivi di lavoro, Ian Antonis per motivi di salute, Matera per motivi di lavoro, Aquilano per motivi di salute, Russo per motivi di lavoro, Prezzuso per motivi personali e Ventrella per motivi di salute. Prego consigliere Scioli. Nessuno sta a male di queste cose. Sì, grazie Presidente. Sono semplice portavoce. Andiamo avanti. Niente, semplicemente per chiedere l'inversione dei primi punti, visto che ci sono diversi consiglieri che devono lavorare, capisco la minoranza, però se possiamo fare l'inversione dei punti. Già siamo in numero ridottissimo, quindi partiamo. Se ne va. Ci dovete capire, io non chiedo mai niente. Allora, ha formalizzato la proposta, c'è qualche intervento in merito alla proposta? Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Io esprimo la mia contrarietà alla proposta del collega Scirocco, perché credo che il momento delle interrogazioni sia il momento più importante del Consiglio Comunale, in quanto i consiglieri, in particolare quelli di opposizione, sono i rappresentanti dei cittadini, si fanno latori delle istanze dei cittadini. E quindi, parlare a un uditorio sempre più risicato, perché è inutile che ritorniamo sull'assenza di moltissimi rappresentanti della Giunta, adesso anche dei consiglieri, cioè, non le facciamo proprio le interrogazioni, perché sinceramente i monologhi mi piacciono al teatro e anche lì limitatamente, ma è vero che siamo in un teatro, però forse avrebbe più senso una interlocuzione e non un monologo, quindi questa è la mia opinione, io sono per il no all'inversione, grazie. Grazie consigliere Miro, ci sono ulteriori interventi sulla proposta, quindi pongo a votazione la proposta di praticamente
posticipare i primi tre punti, se ho ben capito, e porre in coda il punto numero 1, il punto numero 2 e il punto numero 3, quindi partire dal 4 e a seguire. Quindi pongo a votazione per appello di nominale la proposta avanzata dal consigliere Scirocco di inversione e mutamento dell'ordine del giorno. Prego, segretario. Di Carlo. Onorevole. Battista. Onorevole. Coccia. Onorevole. Scirocco. Onorevole. Colucci Pasquale. Onorevole. Codi Renzi. Onorevole. Travaglio. Conte. De Maio. Prezioso. Gian Antuoni, De Sabato, Ventrella, Zoppicante, Colucci Davide Francesco Giuseppe, Dell'Aquila, Abate, Matera, La Vecchia, Checchia, Aquilano, assente. Niro, contrario. Di Battista, assente. Russo, assente. Assente. Perfetto, quindi la proposta è approvata e si parte con il punto A. Capitolato al numero 4 dell'attuale ordine del giorno, ossia articolo 194 lettera A, decreto legislativo numero 267 del 2000, riconoscimento del debito fuori bilancio rimanente da sentenza numero 47 2022 del giudice di pace di Lucera, Caputo Paolo. Prego, assessore contenzioso, relazioni che relazionerà sulla proposta di debito. Presidente, li raggruppi tutti in unica relazione. Se la relazione potremmo raggrupparla, ma la votazione la faremo separata. Allora, l'assessore può relazionare anche sulla proposta 5, anch'essa riguardante un riconoscimento debito fuori bilancio, come la 6, la 7 e la 8. Presidente, sindaco, colleghi assessori e consiglieri tutti. Ovviamente l'invito del consigliere Abate viene accolto, relazionerò ovviamente con unica relazione sui punti 4, 5, 6, 7 e 8, perché comunque sono tutte sentenze rinvenienti da giudizi che il Comune di Lucina ha subito. Ovviamente ci troviamo nell'ipotesi del 193,1 lettera A, perché sono per i non addetti ai lavori sentenze di primo grado rese dal giudice di pace, nelle quali il Comune di Lucina risulta soccombente. Trattasi quindi di sentenze esecutive e come tale la lettera A viene integrata totalmente. Non è stato proposto appello su accordo fra il dirigente e l'avvocato La Grotta, perché comunque il giudizio è stato sostanzialmente perso nel merito, anche se uno dei giudizi ha visto il Comune in una fase di concorso di colpa e nello specifico mi faccio riferimento al contenzioso De Maso. Detto ciò, ovviamente il Consiglio è chiamato solo ed esclusivamente a riconoscere il debito sulla sorte capitale, atteso che la parte relativa a spese, spese legali e interessi viene comunque imputata a fondi per i crediti da contenzioso e vengono liquidati con determina dirigenziale, cosa che è già stata fatta dal dirigente dell'economia che è il dottor Cardillo. Sul punto faccio presente che è presente parere di regolarità tecnica del dirigente del contenzioso, parere di regolarità contabile del dirigente finanziario, nonché parere favorevole dei revisori dei conti che voi trovate allegato a tutte le proposte di delibera. Nel complesso, l'importo complessivo per sorte capitale che il Comune di Lucina si troverà a dover riconoscere è pari a 7.267,36. Come avete avuto modo di vedere, trattasi di cifre veramente minime. L'unica cifra che si può definire è la cifra che il Comune
ha sputato a fronte di una richiesta superiore ai 7.800 euro e quella relativa al contenzioso rinveniente dalla sentenza 156 del 2022 in cui il Comune ha, risulta soccombente per una cifra di 3.788,12, ma nella quale è stato riconosciuto il concorso di colpa, come potete tranquillamente desumere dalla richiesta fatta in atto di citazione. Quindi stiamo nell'ambito di meno della metà, per cui la proposta è la seguente: visti i pareri di legittimità che ho appena enunciato, invito il Consiglio a votare. Grazie Assessore Avvocato Venditti per la relazione. Chiedo quindi se ci sono degli interventi. Prego Consigliere Nero, se ci sono degli ulteriori interventi possono prenotarsi. Basta pensare al caso di cui basta.
Noi siamo addivenuti a transazioni laddove l'avvocato ci ha sottolineato la infondatezza di un eventuale appello per cui era necessario procedere a transazioni. Tenga presente che lo schema di transazione è deliberato dalla giunta su parere di regolarità tecnica del dirigente. Quindi sul punto non ravvedo alcuna necessità di un report, laddove ovviamente il dirigente si dovesse orientare per cambiare l'orientamento, quello è comunque un atto gestionale. Dopodiché la giunta è chiamata a deliberare su uno schema di transazione laddove l'avvocato ti dà parere favorevole alla transazione e il dirigente ti mette il parere di legittimità. A quel punto la giunta delibera, perché la transazione non è altro che un accordo fra le parti che decidono di addivenire ad un accordo bonario in sede di contenzioso. Nel caso di specie la giunta rappresenta la volontà dell'ente, quindi noi sulla base di quelli che sono gli eventuali atti che vengono prodotti dal legale e dal dirigente ci esprimiamo il nostro parere. Questo è quanto. No, perché mi rimane il dubbio, allora ho letto questi debiti e si tratta di incidenti occorsi ad automobili cittadini, sono andati a finire la buca, quindi là è abbastanza palese che si va incontro a una soccombenza dell'ente, quindi mi sono chiesta come mai non si è andata a transazione con cause del genere e quindi avrei voluto leggere qualcosa di più da parte dell'avvocato. Sono andata nell'ufficio per questo, non ho trovato nulla, è così, cioè sono atti comunque pubblici che qualsiasi consigliere può leggere eventualmente. E dove stanno? Dove li trovo? L'ho chiesto, non mi hanno saputo indirizzare. Quindi volevo sapere come fare la prossima volta e soprattutto nel caso di questi contenziosi, perché non si è arrivati per esempio alla negoziazione che potrebbe essere una... Sì. Sul punto le faccio presente che il dato statistico nel comune di Uccelli che i contenziosi sono in forte calo, tant'è vero che uno degli obiettivi che penso che insieme che l'amministrazione si porrà sarà di discutere l'accordo con il legale. Perché il numero di contenziosi nel comune di Uccelli è crollato. Lei tenga presente che noi stiamo riconoscendo 6 sentenze che vengono da anni precedenti. Io me ne rendo conto, quando andiamo a deliberare i mandati stiamo nell'ordine di poche decine di cause all'anno, cosa che in questo comune non si è mai verificato, perché questo comune è stato falcidiato dai contenziosi e voi lo sapete meglio di me. Quindi, sul punto, queste sentenze dimostrano l'esatto contrario, perché le faccio un esempio: la 156 del 2022 ha riconosciuto un concorso di colpa. Il concorso di colpa, ex articolo 1227, deve essere necessariamente accettato dal giudice, perché in base al rapporto non te lo riconosce nessuno. Perché uno dirà mi devi dare tot e l'altro dirà no, non ti do niente. Quindi, ripeto, per quanto riguarda invece il discorso che fa lei sulla parieristica, la parieristica è la parieristica, i pareri che fa pervenire la grotta è pubblica, sta in ogni fascicolo, ogni contenzioso, ogni delibera di giunta nella quale noi conferiamo mandato troverà il parere, perché la prima cosa che mi viene chiesta dai membri di giunta prima di deliberare ed è la prima cosa che il sindaco mi chiede per sottoscrivere la propria, quindi lo troverà. Grazie. Se si potesse fare anche una relazione, come non è obbligatoria, però magari diventa ancora più chiarificatoria per chiunque sapere come si è arrivati a quelle sentenze. Sarebbe possibile? Sì. Le ho appena detto, questo rapporto è un rapporto che intercorre fra l'avvocato dell'ente e il dirigente, sul report e sul rapporto organico che si viene a creare. Se il dirigente reputa di avere il report, lo fa solitamente Cardillo, perché cosa lo fa? E ha fatto per i maxi procedimenti, per le maxi transazioni che la scorsa amministrazione si è trovata a transare, e oltre che ha voluto una relazione iper dettagliata quando si andavano a riconoscere 2 milioni di euro. Ma lei capisce che anche io allo studio, se devo fare una transazione da 300 euro a 700 euro, non è che faccio il report al cliente, gli dico questo è e questo è, cioè è inutile che ci giriamo attorno. Ecco perché dico, il report non è un obbligo deontologico. È ovvio che, come dice lei, voglio accogliere l'invito, posso sollecitare l'ufficio, ma tenga presente che fra le migliaia di carte che affastellano l'ufficio contenzioso e l'ufficio economato, chiedere un ulteriore report sui singoli casi, considerato che i dati sono in crollo, sembrerebbe ultroneo. Grazie. Proprio perché sono in calo si potrebbe magari fare. Ma non lo deve fare l'ufficio, lo deve fare l'avvocato. No, appunto. Quindi non è
quindi sia il grado di lavoro per gli uffici, questo. Comunque grazie. Grazie consigliere Nero, se non ci sono ulteriori interventi chiedo se prego consigliere Di Battista. Grazie Presidente, chiedo scusa per il ritardo, ma purtroppo impegni di lavoro. Saluto il nuovo segretario e gli do il mio personale benvenuto anche a nome di Lucia 2.0, che è la formazione politica che mi onoro di rappresentare in Consiglio. Mi pare di aver capito che c'è stata un'inversione dell'ordine del giorno, quindi stiamo trattando, se ho capito bene, insieme tutti i temi di fuori bilancio, ovviamente poi verranno votati uno ad uno, chiaramente. Io sul tema dei temi di fuori bilancio volevo chiedere un po' di lumi e volevo più che altro fare delle proposte, perché l'amico e collega Claudio Venditti saprà meglio di me che l'orientamento giurisprudenziale che riguarda soprattutto quelle che una volta si chiamavano insidie stradali ormai da qualche anno è mutato, e quindi francamente mi rivolgo direttamente a Claudio, così forse facciamo anche prima, mi chiedo, giunti a questo punto, che senso ha provare, insistere e resistere in giudizio. Quindi io mi auguro che per il futuro, come dire, venga fatta una valutazione diversa. So bene, su questo ci siamo già confrontati più di una volta, qual è la differenza tra atti politici di indirizzo e atto gestionale, questo lo sappiamo benissimo, però quando arriva una citazione in giudizio e l'ente deve decidere se resistere o meno in giudizio, come lo fa? Lo fa con una delibera di giunta. Quindi la politica con la giunta è chiamata a votare, a deliberare, e al netto di quelli che sono i pareri, che chiaramente saranno, come dire, favorevoli, cioè andranno nella direzione di resistere in giudizio, sia da parte del dirigente del contenzioso sia da parte del nostro, chiamiamolo, ufficio legale, non l'avvocato La Grotta. È ovvio che dovranno andare in quella direzione questi pareri, però lì la politica ha il potere, e secondo me a questo punto, tanta la mutata, mutato l'orientamento giurisprudenziale, apro e chiudo immediatamente la parentesi, non soltanto della Cassazione, ma con particolare riguardo al giudice di pace di Ucena, e lì la politica, ripeto, deve agire diversamente, a mio modesto avviso, cioè bisogna trovare il modo di evitare quelli che possono diventare dei danni erariali. Lo dico soprattutto a beneficio di chi ci ascolta, di chi è collegato anche via streaming. Se arriva una richiesta di risarcimento danni per una buca, caso classico, può essere la macchina che ci va a finire dentro, può essere il pedone che inciampa, e ce ne sono di questi casi, purtroppo, anche perché sappiamo che le nostre strade non è che siano il massimo, purtroppo. E beh, in quei casi che succede? Succede che il cittadino legittimamente chiede di essere ristorato, chiede di essere risarcito e manda una letterina. Molto spesso lo fa attraverso un proprio legale, quindi attraverso un avvocato. Bene, che cosa prevede questo nuovo orientamento giurisprudenziale? Prevede che l'ente risponda ex 2051, che significa omessa custodia praticamente. In pratica il comune è responsabile, deve risarcire il danno per il solo fatto che quella buca esista realmente e che il cittadino ci sia andato a cascare dentro. E allora, se così è, non ha alcun senso che il comune si costituisca in giudizio, lo dico, perdonatemi la volgarità, non ha senso andare in causa, non ha senso andare a fare causa con quel cittadino, perché la perdiamo, l'ente la perde quella causa. E non soltanto questo determina che comunque i danni al cittadino giustamente vanno pagati, ma bisognerà pagare anche le spese legali di quel cittadino. Ecco il danno erariale, o il potenziale danno erariale. Vedete, fino a qualche anno fa la giurisprudenza sul punto era abbastanza ondivaga, non era così, come dire, consolidata come sta avvenendo ultimamente. Vedo la collega Maria Barbaro, lei è stata anche assessore al contenzioso negli anni precedenti. E effettivamente l'orientamento era diverso fino a qualche tempo fa, non era così pacifico, per cui si poteva rispondere anche ex articolo 2043, eppure, mi ricorda la collega Barbara, noi all'epoca, la passata amministrazione, le transazioni le facevamo. E
qui mi stuzzica Maria, perché abbiamo fatto anche delle transazioni anche importanti, non soltanto la buca, non soltanto il danno del pedone che è inciampato. Abbiamo fatto transazioni rispetto a dei contenziosi che duravano veramente da decenni, assumendoci delle responsabilità, ma dimostrando anche, a mio modesto avviso, grande coraggio e soprattutto grande lungimiranza. Cioè avevamo ben chiaro quello che andava secondo noi fatto. Ecco, l'invito che faccio all'amministrazione è proprio questo, e lo faccio senza alcuna vena polemica, perché vedete, sono tutti danni che risalgono a fatti del 2020 o 2021, quindi davvero non aveva alcun senso aspettare che arrivasse una sentenza. Bastava, non appena arrivata la letterina, naturalmente accertarsi, per quel minimo che l'ente si può accertare, della veridicità dei fatti narrati nella letterina inviata dagli avvocati. Di questo si tratta. Questa è una premessa per cui dire, vedete, non è la prima volta che sono consigliere comunale di opposizione, lo sono stato anche durante l'amministrazione Toto, e non avevo e non ho paura a dire che un debito fuori bilancio riferente da sentenza va approvato, va votato anche da un consigliere di minoranza, proprio perché riferente da sentenza. Questo è sempre stato il mio modo di vedere la questione. In questo caso però, e qui annuncio, Presidente, così guadagniamo anche tempo, anche la mia dichiarazione di voto, che vedo che la collega Matera non c'è, abbiamo condiviso anche con lei, quindi credo di poter condividere anche quello che è il suo pensiero. Ovviamente lei non potrà votare perché è assente, ma il suo pensiero è quello. Il mio sarà un voto di astensione. Perché? Perché voglio dare un segnale su quello che deve accadere da oggi in poi. Ripeto, proprio sulla scorta del fatto che l'orientamento giurisprudenziale ormai è mutato e si va sempre più consolidando, tanto più se pensiamo al giudice di pace di Lucina. Grazie Presidente. Non voglio entrare nel merito delle singole questioni, perché ripeto, si tratta della buca, si tratta dell'albero che è caduto sull'auto o del pedone che è inciampato. Quindi mi auguro, ecco l'auspicio, che per il futuro, anzi da oggi in poi, non soltanto gli uffici ma anche la Giunta in particolar modo si trovi il modo di cambiare completamente indirizzo. Cioè quando arrivano richieste di risarcimento di questo tipo è inutile andare a giudizio, spendiamo soltanto soldi, perdiamo tempo, lo facciamo perdere anche ai cittadini peraltro, no, questo non lo dimentichiamo, e alla fine corriamo il rischio di esporci a degli assurdi danni erariali, perché sarebbero veramente assurdi. Grazie Presidente. Grazie Consigliere De Battista, prego Assessore. Allora, sulle sue precisazioni devo rettificare alcune cose. Allora, io sono d'accordo con lei per quanto riguarda la questione che l'orientamento è cambiato, lei lo sa che oltre a fare l'avvocato faccio il professore. Allora, il punto qual è? L'orientamento in Cassazione cambia ogni 5-6 anni relativamente ai danni ex articolo 2051 o articolo 2043. Quindi effettivamente dire che l'orientamento sia cambiato in maniera gradativa e rimane fisso è un fuor d'opera, per il semplice motivo che può darsi che l'orientamento rimuti nuovamente. Tenga presente che io la valutazione l'ho fatta, il Comune di Lucina risulta sommamente dinanzi al giudice di pace, ma risulta per le stesse questioni ex articolo 2051 vince sistematicamente le cause dinanzi al tribunale. Cioè sistema, noi abbiamo un dato che è totalmente in controtendenza, cioè noi abbiamo il grosso modo il 70% davanti alle cause al giudice di pace ex articolo 2050 che vengono perse, e però le cause davanti al tribunale per 2051 che vengono vinte. Allora il punto qual è? È che dinanzi alla tipologia della fondatezza dell'azione, se il legale ti scrive per me la causa va fatta, noi dovremmo andare a sindacare poi quello che è l'orientamento del giudice di pace, che però potrebbe mutare. E allora, io sono d'accordo con lei sul discorso di addivenire eventuali transazioni, ma come si addivina ad eventuali transazioni? L'organo politico, anche se faccio il legale e reputo che la causa possa non farsi, non mi posso sostituire al legale. Perché se il legale mi dice che la causa si deve fare e il dirigente mi dice che la causa si deve fare, faccio io danno erariale. Noi torniamo sempre sul discorso del danno erariale. Nel caso di specie, il danno erariale qua non è stato mai creato, anche perché se vedete la proposta di delibera, le spese legali
legali per interessi vengono liquidate con determina direttamente dal dirigente fondo e che c'entra? Il dato italiano, poco fa lei ha fatto riferimento alle spese per interessi, spese legali, quello teoricamente dovrebbe essere il dato. Ma non c'entra se il Consiglio l'approva o no. Devo finire di parlare, lei ha parlato, posso replicare o no? Facciamo se lei legge correttamente la proposta di legge, si troverà che il dirigente liquida quelle spese e la sorte capitale viene sottoposta alla ex articolo al consiglio, ex articolo 193. Questo è il tuo. Posso, presidente? Io consigliere Di Battista, però cortesemente al microfono. Rispetto ai fatti accaduti. Favorire
perché è competenza della giunta comunale decidere se si va in giudizio o meno, chiaramente supportato dai pareri, che per onor del vero non sono nemmeno vincolanti, ma devono guidare quella che è la decisione della giunta rispetto a delle situazioni dubbie o controverse. Allo stesso modo vi dico, e la differenza è solo una questione quantitativa, non qualitativa, quindi fino alla richiesta di tot euro la competenza del giudice di pace, superato tot euro e del tribunale, i fatti sono i medesimi, sono gli stessi, le stesse cose, non cambia nulla, è solo che se vai davanti al tribunale hai ottime probabilità che il comune vinca, se vai davanti al giudice di pace hai ottime probabilità che il comune perda. Però non si può nemmeno lanciare il messaggio alla cittadinanza, e questo è stato in parte il motivo per il quale il numero dei contenziosi è sceso negli anni, nemmeno si può lanciare il messaggio alla cittadinanza che basta una letterina dove si dice che sono inciampato in via Tot per la basola che non è troppo diciamo omogenea o fissata bene, e la giunta dice tanto poi la perdiamo, riconosce il risarcimento, perché questo avrebbe un effetto diciamo moltiplicatore delle cause nei confronti, o meglio delle richieste risarcitorie nei confronti del comune. È vero però che ove possibile le transazioni servono al comune per tirare fuori meno soldini, quindi vanno valutate, Francesco, vanno valutate anche con attenzione. Però ho detto, Giuseppe, è quello che ho detto, no, sto, né più né meno. Mi hai citato, quindi. Perdonami, ho introdotto, no? Diciamo, il corollario è questo: attentissimi a non lanciare messaggi che possano favorire una potenziale richiesta risarcitoria in aumento nei confronti del comune, cosa che dopo anni, con grandi sforzi, e questa tendenza viene da lontano, si è cercato di far diminuire il numero dei contenziosi da insidie nei confronti del comune di Lucera. Il passaggio ulteriore, non meno importante, è che la giunta deve, secondo me, impegnarsi a trovare un meccanismo snello e veloce con l'aiuto degli uffici, speriamo di riuscire a strutturare meglio l'ufficio contenzioso con i nuovi ingressi, per poter fare una verifica fattuale da parte del comune sull'accaduto. Quindi questo unitamente a una cura maggiore della sicurezza del nostro territorio. Dirigere, ci voglio, Giuseppe. Non può andare mica il personale del fuoco. A partire. No, loro ci quindi vogliono. Diciamo che i rilievi, loro ci il, non sono solo i rilievi, sono magari. Quella è la prima, forse la più importante forma di verifica, capito? Diciamo che la cosa è tecnica, non mi voglio dilungare, però non si può così d'amplet andare e dire vabbè valutiamo e andiamo avanti con le transazioni, perché questo poi causa un problema a cascata che si va a mangiare tutti i risparmi e ti mette in contro a veramente poi ad un esborso di denaro ben maggiore. Grazie per l'intervento, sindaco. Se non ci sono ulteriori interventi io chiedo se ci sono delle dichiarazioni di voto oltre a quella effettuata già dal consigliere. Prego, consigliere dell'Aquila. Democratico favorevole. Volevo solo prendere uno spunto da quello che è stato detto, proprio perché credo che il punto politico sia, però, siccome si tratta di una serie di contenziosi che vengono sulla manutenzione stradale, probabilmente la politica si deve occupare innanzitutto non solo di risparmiare, che è giusto, che credo che poi sia il sentimento con il quale ha fatto il suo rilievo Francesco, il consigliere di Battista, ma anche un altro, di come garantire anche la sicurezza dei cittadini. In questo contesto dobbiamo tutti capire e impegnarci come anche con l'ausilio della tecnologia noi possiamo monitorare al meglio, come è accaduto ad esempio ieri, c'è stato un acquazzone sulla via che porta a Pietra Montecorvino, immediatamente abbiamo visto che sono state poi apposte le transenne. Quindi questo deve un po' valere più in generale. Sappiamo che abbiamo la strada,
abbiamo tante persone, però al centro ci deve essere la sicurezza dei cittadini, che di conseguenza poi diviene un risparmio. È chiaro che, come diciamo, detto il sindaco, cioè dobbiamo stare attenti a non mandare un segnale che chiamo tutti i miei cugini che in quella buca si vanno a ficcare e mandiamo la lettera al comune. Questo non è che crea, diciamo, creerebbe una, diciamo, un vulnus, nel senso che a quel punto noi avremmo una sensazione in alcuni cittadini, specialmente in quelli che potrebbero prendere da questo un'opportunità, di provare a, diciamo, trovare una forma facile per avere un risarcimento. Quindi questo è senz'altro, però io credo che noi ci dovremmo occupare più dell'altro aspetto, cioè provare a dare la sensazione che il comune comunque è vigile nella valutazione dei sinistri e al contempo impegnarci tutti a trovare soluzioni per quanto riguarda la manutenzione stradale, che al primo posto deve dare la sicurezza ai cittadini. La sicurezza, di conseguenza un risparmio e anche tutto il resto. Grazie. Grazie consigliere dell'Aquila, prego consigliere Barri. Grazie Presidente, buonasera a tutti, buonasera Segretario, un auguro buon lavoro per quel che riguarda me e i colleghi consiglieri comunali. Buonasera Sindaco, Assessori, gentile pubblico. Io noi della minoranza non ci atterremo, così come preannunciato dal collega Di Battista, poiché riteniamo giusto che quando si possa divenire ad una soluzione transattiva la politica si assuma le responsabilità e comunque si dia corso alla stipula dell'atto transattivo. Detto ciò, ascoltando il dibattito mi è sovvenuta questa domanda che volevo farle Assessore o anche lei Sindaco. Io ricordo sin da un paio di anni che la convenzione con l'avvocato La Grotta è già abbondantemente scaduta e che si era già in attesa di fare una gara pubblica. A che punto sta? Sono passati in corso. Scusi, però non è la fase delle interrogazioni, se ci atteniamo magari. Come parlavamo di fuori bilancio, mi è venuto a spontaneo, però le interrogazioni non me le bruciate perché non avete dove da fare. No, grazie. Grazie. Grazie, non la convenzione. No, sia attinente con i tempi di viaggio, ma la convenzione. Sono la questione legale sicuramente poteva fare le sue osservazioni, ma non la domanda. A parte che siamo in dichiarazione di voto, credo. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto possiamo procedere alla votazione. Ovviamente, come diceva Francesco prima, Di Battista, voteremo la relazione, quindi gli interventi sono stati unici. Procederemo alla votazione su ogni singolo a capo, partendo da quello capitolato al numero 4, e cioè articolo 194, lettera A, decreto legislativo numero 267-2000, riconoscimento debito fuori bilancio riveniente dalla sentenza numero 47 del 2022 del giudice di pace di Lucera, Caputo Paolo. Procederei alla votazione per l'appello nominale, segretario. Pitta. Di Carlo. Favorevole. Battista. Favorevole. Coccia. Favorevole. Scirocco. Favorevole. Colucci. Pasquale. Favorevole. Codirenzi. Favorevole. Travaglio. Assente. Conte. Favorevole. De Maio. Assente. Prezioso. Assente. Gian Antuoni. Assente. De Sabato. Ventrella. Zoppicante. Colucci Davide Francesco Giuseppe. Dell'Aquila. Sì. Abate. Astenuto. Matera. La Vecchia. Astenuto. Checchia. Astenuto. Aquilano. Miro. Di Battista. Astenuto. Russo. Sì.
quindi la proposta viene approvata con 11 favorevoli e 5 astenuti. Andiamo a votazione sulla immediata eseguibilità della proposta deliberativa appena approvata. Se confermiamo la precedente votazione possiamo andare per alzata di mano. Andiamo alla proposta numero 5, anch'essa articolo 194 lettera del decreto legislativo numero 267 del 2000, riconoscimento del debito fuori bilancio riveniente dalla sentenza numero 156 del 2022 del giudice di pace di Lucera, De Maso Concetta. Potremmo andare per alzata di mano. Chi, se è confermata la precedente votazione sulla proposta numero 5, andiamo per alzata di mano. Se viene confermata la proposta sulla immediata eseguibilità, confermate anche la immediata eseguibilità. Andiamo alla votazione della proposta numero 6, anch'essa riguardante l'articolo 194 lettera del decreto legislativo numero 267 del 2000, riconoscimento del debito fuori bilancio riferito alla sentenza numero 162 del 2022 del giudice di pace di Lucera, Ramieri Marco. Anche per questo andrebbe alzata di mano. Se confermiamo la precedente votazione tanto della delibera che della immediata eseguibilità, alzate le mano chi è favorevole. Ancora la proposta numero 7, anch'essa un articolo 194 lettera A del decreto legislativo numero 267 del 2000, riconoscimento di un debito fuori bilancio riveniente dalla sentenza numero 448/2021 giudice di pace DTG Global Energy SRL. Anche per questo andiamo per alzata di mano, sia per la proposta di delibera che per la immediata eseguibilità. Chi è favorevole può alzare la mano. No, come... no favorevole, votazione come prima, come le precedenti. Cioè chi conferma il debito sì. la proposta. Andiamo alla proposta numero 8, l'ultima in materia di debiti fuori bilancio, anche se riguardante la sentenza numero 458 del